Buongiorno a tutti, questa piccola finestra informativa è finalizzata a darvi gli ultimi aggiornamenti sugli sviluppi della situazione dei buoni pasto. Come sapete abbiamo tre ordini di problemi. Il primo riguarda la gara Consip 7, il secondo la gara Consip 8 e poi abbiamo il terzo problema, probabilmente il più spinoso, che riguarda l'assetto complessivo del mercato dei buoni pasto. Su Consip 7 abbiamo già detto molto. Sapete tutto ciò che abbiamo fatto finora, dal tavolo di crisi, dall'intervento su Consip per chiedere l'accesso agli atti e fino anche all'esplorazione della strada legale che ci porta a chiamare in solido la Consip per le sue responsabilità, per mettere in luce ciò che non ha fatto per garantire il buon funzionamento del mercato in questi ultimi anni. Venendo al secondo punto, quindi a Consip 8, sapete che c'è stata un'azione finalizzata a chiedere garanzie sulla questione della presenza di più buono in alcuni lotti della gara e al momento pensiamo che l'azione che abbiamo fatto attraverso una lettera scritta alla Consip non solo da FIPE ma anche da tutte le altre organizzazioni della filiera degli esercizi convenzionati, quindi dalla grande distribuzione alla distribuzione più piccola fino a passare anche ad altre componenti del mondo dei pubblici esercizi, abbiamo chiesto di capire come potesse essere affidata una parte della gara ad una società controllata da Qui Group, appunto fallita. Al momento pensiamo che l'azione svolta stia fornendo qualche risultato perché sono gli unici lotti non attribuiti quelli appunto a più buono al momento. Probabilmente Consip sta aspettando gli sviluppi della situazione di avere il quadro un po' più chiaro. Poi veniamo all'ultimo punto, che è quello che riguarda l'assetto complessivo del mercato. Da questo punto di vista stiamo facendo un'azione più organica di coinvolgimento di tutte le componenti della filiera. Sapete che abbiamo scritto, perché è arrivata tramite circolare, una lettera al Ministro Di Maio firmata da tutti i soggetti organizzati del mondo della distribuzione commerciale e dei pubblici esercizi. Quindi parlo di FIDA, parlo di Federdistribuzione, delle cooperative, di CONAD e anche di FIEPET Confesercenti. Con la lettera Di Maio abbiamo detto che è necessario intervenire su questo mercato per una riforma vera. Non basta più mettere una toppa di qua e di là, perché abbiamo visto in questi anni che tutti gli interventi normativi che si sono succeduti non hanno mai risolto il problema, ma anzi lo hanno aggravato. L'ultimo intervento sul codice degli appalti ne è un emblema al riguardo. E proprio oggi, mezz'ora fa penso più o meno, è partito un comunicato stampa, sempre questo comunicato che adesso vi faremo pervenire, sempre a firma di tutte le organizzazioni con le quali diciamo di aver coinvolto il Ministro dello Sviluppo Economico e Vice Premier Di Maio per riformare il sistema, perché ormai la situazione è diventata insostenibile. Che cosa mettiamo nel comunicato? Fondamentalmente sono sei punti che sono i punti su cui si può articolare una vera riforma. Il primo è la fine dell'affidamento attraverso gare che non mantengono il valore nominale del buono pasto lungo tutta la filiera. Questo è il punto dirimente, cioè il valore facciale o nominale del buono pasto deve essere identico dall'inizio alla fine. Un buono da 5 euro deve avere il valore di 5 euro. Il secondo punto che chiediamo è un tetto alle commissioni di servizio, che sicuramente verranno chieste da chi gestisce questo servizio, che non è più lo sconto incondizionato ma è una commissione di servizio, e anche su questo va posto un tetto, così come avviene per altre situazioni negli altri paesi, per la stessa situazione in altri paesi. Il terzo punto è un rating di affidabilità per le società emettitrici, cioè bisogna costruire un
un rating che dica quando un'impresa è affidabile e quando non lo è. Il quarto punto riguarda la costituzione di un fondo di garanzia per garantire i pagamenti verso le imprese convenzionate. Il quinto, contratti chiari e trasparenti tra rete, esercizi convenzionati ed emettitori. L'ultimo punto è l'obiettivo di arrivare a un POS unico, perché non si può più tollerare che ci siano 5 o 6 POS su un piccolo banco di un bar o di un negozio al dettaglio per la gestione del servizio. Queste sono le cose che abbiamo chiesto al Ministro, queste sono le cose che abbiamo messo nella comunicazione di oggi. Quindi la volontà della FIPE è di riformare in modo vero questo sistema, perché con commissioni che sono arrivate ormai oltre la soglia limite del 20%, è chiaro che il mercato non è più sostenibile. Quindi, tornando a un punto che è importante, che è quello della cara Consip 8, dove abbiamo parlato della presenza di alcuni lotti attribuiti a Più Buono ma non ancora assegnati in modo operativo, l'altro aspetto che volevo mettere, facendo un passo indietro, in evidenza è che le commissioni al 20-22% non possono essere gestite da un'impresa sana. Quindi bisogna invitare i soci ad essere allerta e a non sottoscrivere contratti che abbiano condizioni di quel tipo. Questo è tutto e nei prossimi giorni speriamo di darvi notizie positive. Buona giornata.